San Siro festeggia il debutto in A dell'Avellino. Si pensa, chissà perché, ad una squadra materasso e si scopre invece gente che corre e sa giocare. Il Milan è a corto di fiato, avendone speso parecchio nelle due ore passa trascorse in Cecoslovacchia. Inoltre è disposto con troppo ottimismo. Rivera, Novellino e Antonelli provocano un'inflazione di rifinitori a danno del centrocampo. In questa zona, infatti, per più di un'ora l'Avellino lavora con freschezza di gambe e di idee. La prima palla gol è per De Ponti. Albertosi manca l'uscita e poi dice grazie con un lungo abbraccio. Come sempre nel gioco milanista i difensori vanno a caccia di gol. Ecco Maldera. Ma quando gli schemi non funzionano ancora, la strada verso la porta avversaria si ingorga. Vediamo Baresi neutralizzato dall'ottimo Piotti e poi ancora Collovati scontrarsi con Chiodi. La confusione del Milan agevola evidentemente l'Avellino. Ancora un'occasione per Maldera, ma il suo sinistro non è irresistibile. Nella ripresa qualcosa cambia. Sartori al posto di Antonelli e Walter Novellino in versione brasiliana. Guardate il suo spunto molto bello e il tiro impreciso di Sartori. La pressione del clan rossonero è insistente. Rivera raggiunge Chiodi. L'attaccante è fermato da Piotti, secondo Rivera, in modo non del tutto corretto. Buriani, tra i più in forma del Milan, dopo molto correre conserva ancora qualche energia per il tiro. Il primo finisce fuori, ma il secondo, correggendo un tentativo di Collovati, va a segno. È il gol che decide la prima sconfitta dell'Avellino. Gli ospiti si consolano con la fondata convinzione di essere entrati nei quartieri alti del calcio nazionale con il massimo decoro. E veniamo ora ai servizi filmati. Cominceremo con la partita che ha permesso al Milan di portarsi a punteggio pieno, restando a punteggio pieno, al comando della classifica. Roma-Milan. Sì, c'è stato un cross di Novellino molto tagliato, molto pericoloso, sul quale però avrei potuto intervenire perché ero scattato a tempo e non avrei potuto assolutamente bloccarla, però potevo buttarla in calcio d'angolo, insomma. Solo che ero convintissimo che dietro di me non ci fosse nessuno, quindi per evitare un eventuale calcio d'angolo avevo commesso un po' patatrac, perché questa mia iniziativa ho preso anche in controtempo Giovannelli, che era dietro di me e non ha potuto fare altro che la palla gli ha battuto su un ginocchio, su uno stinco, e è entrata in porta, insomma. Per cui di solito noi in queste situazioni siamo abituati a darci una voce in modo che so perfettamente chi c'è dietro o se sono solo. Questa volta è mancata la voce e questo ha maturato in me la convinzione di essere assolutamente libero. Il racconto di Paolo Conti introduce le immagini montate elettronicamente da Andrea Fabretti degli episodi salienti di un Roma-Milan caratterizzato da molte ingenuità dei romanisti, di cui la compassata e classica squadra milanista ha saputo sapientemente approfittare. Solo una punizione di Di Bartolomei, ribattuta ottimamente da Albertosi, avrebbe potuto un minuto dopo l'autogol di Giovannelli raddrizzare la gara per la Roma, vittima poi di una discutibile decisione di Agnolin su intervento di Spinosi. Ma è sceso Morini sulla destra, abbiamo visto tutte e due, abbiamo capito sia io che Chiodi che avrebbe crossato Rasotera sul primo palo. Ci siamo avventati tutte e due sul pallone e siamo andati per terra e l'arbitro ha detto che l'ho spinto. A me non è sembrato assolutamente, perché sia l'attaccante che il difensore si aiutano come possono per prendere il pallone. Ci siamo andati tutte e due, lui è caduto prima di me, ci sono caduto sopra. E difatti anche Chiodi ha detto forse avrà dato rigore perché ha visto che sono caduto prima io, quindi è un controsenso dare rigore così. Poi vediamo questa sera, a tutti i modi, pure se non sarà rigore la partita è finita in quel modo, quindi c'è niente da ricriminare. Bisogna stare solo più attenti da parte dei direttori di gara senza dare quei rigori così subito affrettati.
Chiodi trasforma il calcio di rigore e il Milan chiude il primo tempo sul 2-0. Le velleità della Roma di abbozzare una rimonta sono frustrate da una papera di Santarini che colpisce banalmente con una mano il pallone in piena area. Ineccepibile questa volta il calcio di rigore che ancora l'ex bolognese Chiodi trasforma decretando la fine della partita. Il Milan può ora godere di ampi spazi per il contropiede, ma Bigon trova sempre un Conti pronto ad annullare i suoi tiri. La gara per l'ex allenatore romanista Lidom diventa così facile e tranquilla. Ecco l'esame tecnico fatto a fine partita dal trainer rossonero. Non abbiamo giocato bene il primo tempo. Secondo tempo siamo migliorati un pochino, e specialmente dopo 3-0. Adesso il Milan è primo in classifica, che cosa cambia? Ma non cambia che gli occhi vengono fin troppo su di noi, che è ancora presto, che noi non siamo questo grande squadrone ancora. Noi siamo una bellissima squadra che ha degli elementi formidabili individualmente, che stiamo amalgamando per diventare una ottima squadra. In conclusione, una partita determinata da 3 episodi fortuiti e tutti sfavorevoli alla Roma, ma anche da un nettissimo divario di esperienza fra milanisti e romanisti. Eccellente il libero rossonero Baresi, autorevolissimo e con spiccata personalità nonostante i suoi 18 anni. Il Milan non ha un gran ritmo, ma ha tanti giocatori di classe. La Roma può solo sperare che si sia trattato semplicemente della tradizione sfavorevole che non la vuole vincente in casa col Milan da 13 anni. Se non fosse solo cabala, sarebbero guai seri per Giognoni. Dei 50.000 spettatori accorsi a San Siro per applaudire la capolista, solo una piccola minoranza di parte ascolana ha lasciato lo stadio di buon umore. Per tutti gli altri, rabbia e delusione. Il Milan non è stato capace di superare la mucchiata difensiva dell'Ascoli e ha sprecato quel poco di buono che è riuscito a costruire. Vedremo tra poco la clamorosa occasione buttata via da Chiodi al 90°. Intanto, con la prospettiva della partita di Sofia per la Coppa UEFA, sentiamo come Lidl giustifica la brutta prova dei suoi. Ma primo tempo hanno giocato bene, non siamo riusciti a fare gol. Dopo il gioco, più che passava il tempo, Ascoli prendeva coraggio, si difendeva molto bene ed è stato molto difficile. Siamo calati gli ultimi 20 minuti, eravamo stanchi. Più avevamo Bet, che è stato in campo perché era infortunato, perciò avevo paura di cambiare qualcuno e mettere dentro e non ho potuto rischiare. Lidom cambierà qualche cosa nel Milan? Beh, noi abbiamo 3 partite questa settimana, abbiamo questa giovedì che è molto, molto difficile, più c'è domenica Bergamo contro Atalanta, un'altra squadra che corre molto. Perciò io devo alternare un pochino i ragazzi per farli riposare, per avere qualcuno fresco per domenica. Ecco, chi conta di mettere in campo? Noi abbiamo Morini e Capello. Se Morini recupera bene, perché ha avuto anche lui male, e Capello sta bene per fortuna e loro giocheranno sicuramente. Gli episodi di rilievo dei primi 45 minuti. Questo attacco del Milan precede l'incidente che ha costretto Castoldi a lasciare il campo. Il difensore ascolano si infortuna in un contrasto con Novellino. Per fortuna i sanitari in ospedale non hanno riscontrato nulla di grave. L'Ascoli non è solo difesa a oltranza, in evidenza Moro che vediamo tentare il rasoterra vincente. Occasione finale per il Milan, palla da Novellino per Bigon, Pulici è bravissimo a salvarsi con l'aiuto del palo. Ancora Pulici impegnato all'inizio della ripresa, Maldera supera la barriera ma il portiere respinge senza che nessun milanista riesca ad approfittarne. Tiri dalla bandierina a ripetizione, parabola di Rivera, Chiodi su tutti, Pulici blocca la deviazione. Il finale trova il Milan pericolosamente sbilanciato. Albertosi salva la sua imbattibilità e la rete mandando in corner il tiro di Moro. Un minuto dopo, al 90°, l'incredibile errore di Chiodi. Ecco il racconto dell'attaccante rossonero. Ho ricevuto la palla da un lancio lungo di Rivera, l'ho stoppata di petto, l'ho messa a terra, ho lasciato che rimbalzasse e quando l'ho colpita la palla forse mi è saltata male una cosa o l'altra, l'ho presa d'esterno destro e la palla è andata fuori. Seppur di poco, però è andata fuori. Cominciamo con Atalanta-Milan, per essere più precisi. Atalanta-Milan, pronto Ettore Frangipane allo studio di Milano?
Sì, siamo collegati. Ecco, allora a te la parola. Ecco, vediamo subito di dire una cosa come premessa abbastanza logica, che il Milan quest'anno sembra essere, perlomeno fino a questo momento, il Milan da trasferta. In casa non convince molto, convince in trasferta e... ovviamente anche la Bulgaria rientra in questo concerto. C'è da dire che mancavano nelle file del Milan alcuni giocatori di rilievo, mancava Bet, mancava Morini, lo stesso Rivera, si sa. E così Lidl ha schierato una squadra di giovani, è entrato Minoia, molto convincente. Ecco, questa è la serie delle reti che viene aperta da questo tiro di Maldera. Siamo appena al terzo del primo tempo, quindi il Milan subito che conduce. Ci troviamo adesso al quinto, anzi al 28esimo del primo tempo ancora. C'è questo atterramento di Pircher che realizza Andena, ha indicato Reggiani il rigore. Atterramento di Bigon nell'area atalantina e realizza Chiodi, ed è il secondo rigore questo di questa serie piuttosto inusitata. Tra poco vedrete l'atterramento di Novellino che si concluderà con la terza rete su rigore di questa partita, e sarà Chiodi a realizzare ancora una volta. Vedete Chiodi che adesso tra poco scatta tiro rete, per l'appunto 3-1 il risultato finale, 3 rigori. Da sottolineare, stavo dicendo che il Milan ha schierato una squadra giovani quest'oggi, è entrato in campo con il numero 5 Minoia, un 18enne, a fianco di Baresi, altro 18enne, anche il 23enne Maldera in difesa, anche Collovati con i suoi 21 anni in difesa. Quindi si parlava della squadra del dopo Rivera, il Milan del dopo Rivera, se questo deve essere il Milan del dopo Rivera, possiamo dirlo senz'altro, il Milan senz'altro è convincente. Mi pare a questo punto aver detto più o meno tutto. Forse c'era da sottolineare la circostanza che i rigori erano un po' troppi. Comunque vedremo poi in domenica sportiva al ralentì, alla Moviola, se valeva veramente la pena di concedere. Il risultato però nel complesso abbastanza logico, la linea a Roma. Ed eccoci a Milan-Fiorentina, il primo gol. Avanza De Vecchi e tira dopo la punizione, tocca appena Novellino, il giovane Minoia si avventa sul pallone e realizza il gol d'apertura. Reagisce la Fiorentina, squadra giovane, impegna severamente Albertosi e il capitano Orlandini, che appoggia la palla ai suoi compagni di squadra finché la palla non finisce a Tendi, che avanza, cerca spazio per il sinistro, trova la porta avversaria, Albertosi tocca appena, Albertosi uscirà nella ripresa e sarà sostituito dal portiere di riserva Rigamonti, sembra per un leggero stiramento. Ancora De Vecchi, veramente onnipresente in questo confronto da parte della squadra di Lidl, ma apertura su Maldera, cross radente, Bigon aggancia e segna un gol veramente bello con il 2-0 al 17esimo del primo tempo in favore del Milan. Reagisce la Fiorentina, che cerca spazi con Menta e poi con Restelli, una deviazione sbagliata, De Gennaro sulla palla, altissimo il suo tiro. C'è stata un'incertezza di Minoia, che avete visto Albertosi consola in un certo senso, è alla sua seconda partita Minoia ed è riuscito anche a realizzare il gol d'apertura. Ancora Tendi avvia un'azione con la rimessa dal fallo laterale, un passaggio impreciso di De Vecchi, De Gennaro ancora si inserisce, suo il cross, in tuffo Pagliari, tocca la palla ma forse la tocca anche Minoia, sta di fatto che viene concesso un calcio d'angolo e da questo calcio d'angolo Amenta realizzerà direttamente, accorciando le distanze per la Fiorentina. Siamo al 28esimo minuto, ecco Amenta che sistema il pallone presso la bandierina del calcio d'angolo, prende la rincorsa, vedete Buriani si sposta leggermente dal palo, resta il varco sufficiente perché la palla entri malgrado il tuffo di Albertosi, e vedete che poi Buriani e Albertosi discutono piuttosto vivacemente, Buriani va a spiegare dove si era piazzato, si era in effetti poi un po' scostato, ma sta di fatto che il gol è stato realizzato. Viene però subito Bigon a ristabilire le distanze. L'azione è piuttosto lunga, vedete Bigon a questo punto, mentre c'è un calcio d'angolo, protesta nei confronti dell'arbitro invocando un calcio di rigore per un presunto fallo di Orlandini ai suoi danni nel tuffo verso la porta di Galli. Non è rigore, ma si tratta solo di un gol rinviato di pochi secondi, infatti vedremo adesso che c'è il calcio d'angolo che De Vecchi si appresta a battere, eccolo battuto Novellino, ancora scambio con De Vecchi che controlla il pallone. Lungo cross di De Vecchi, Chiodi molto bene di testa, il palo, Bigon il più svelto di tutti, 3-1 alla fine del primo tempo per il Milan. E secondo gol personale di Bigon, che ne ha realizzato anche un altro nel corso della ripresa. Ecco Rigamonti, come dicevamo, subentrato all'infortunato Albertosi. Buriani, un contrasto a tre quarti di campo, Bigon si impossessa della palla, è anche abbastanza fortunato, lo vedremo adesso, in un rimpallo, poi è freddissimo a battere Galli sull'uscita, 4-1.
Tutti aspettano il gran gioco del Milan e sbuca fuori la Juve vecchia maniera. Giocano una partita quasi perfetta i bianconeri, accorta, grintosa, lucida. Ritrovano lo sprint di Tardelli, la fresca vena di Cabrini. Tutto l'insieme funziona senza intoppi ed il Milan, al primo grosso ostacolo, inciampa e cade, senza attenuanti. Tra poco vi mostreremo le fasi più interessanti della partita, con le immagini riprese in parte dall'operatore, immagini elettroniche riprese in parte dall'operatore Giorgio Mensi e il montaggio RVM di Carlo De Carlini e Bruno Capovilla. Oltre 70.000 sugli spalti, incasso record, 209 milioni per il Comunale di Torino. All'avvio c'è subito una munizione per Tardelli, per questo intervento su Rivera, che resta a terra per pochi secondi, fortunatamente senza conseguenze per il capitano rossonero. Secondo minuto, Causio a Cabrini, spiovente e pericoloso, che Albertosi mette in angolo. E il terzo minuto, il gol che decide la gara, così lo racconta Bettega. Ma Causio aveva la palla sulla tre quarti campo, un po' più avanti, sulla destra, ha fatto un cross basso, abbastanza teso. Benetti e Virti sono andati sul primo palo, Benetti ha allungato leggermente la traiettoria con la nuca e io ho intuito che sarebbe potuta cadere lì e sono scattato d'anticipo su Beto, ho colpito di controbalzo, avevo tanta paura di buttarla fuori perché dovendola colpire di controbalzo potevo anche mandarla alta, ma in fortuna sono arrivato molto sopra la palla e l'ho schiacciata bene, non so che dovevo fare. Riprende ad attaccare la Juventus, qui in queste azioni è protagonista Gentile e poi Causio, e a questo punto vi proponiamo il parere di Lido sull'incontro. Diciamo così che è stata una partita appassionante, penso veramente per questo pubblico, e purtroppo noi invece di andare in vantaggio all'inizio siamo andati in svantaggio e non siamo più riusciti di rimontare. Abbiamo messo tutta. La Juventus oggi ha giocato con molto orgoglio, determinazione, decisione e non ci ha lasciato giocare il nostro solito gioco. E questo penso che è importante per il campionato, che la Juventus è tornata su quel standard normale che era l'anno scorso, che ha fatto vedere ai mondiali. Ha giocato anche con un pizzico di cattiveria, se vogliamo dire, però sono cose che ci vogliono nelle grandi squadre quando vogliono vincere. Per i nostri giovani è stata una lezione. A questo punto la palla è a Benetti, che serve al centro Tardelli. Tardelli scatta, supera un avversario, mette in mezzo per Gentile. Gentile tarda, forse c'è una mano di Collovati che cade, ma l'arbitro non la vede, forse era involontario. Secondo della ripresa, occasione per i bianconeri. Gentile per Bettega, servito Causio che apre per Benetti. Centro calibrato, bella assist di Virdis e Bettega sparato. Al sesto nuovo pericolo per il Milan, lo procura Scirea con questa discesa, appoggia a Benetti, riprende la palla. Poi De Vecchi nella fase conclusiva lo sbilancia quel tanto che basta. Decimo minuto, da Bettega a Scirea, gran sinistro e stupenda parata di Albertoni. E il ventesimo, Rivera lancia Buriani. Cinque passi in corsa, tiro secco e Zoff blocca sicuro. 22esimo, la più lunga manovra milanista, Rivera, Bigon, Novellino, Maldera, cross, intervento di Scirea di testa, poi ancora Cabrini, palla Collovati che mette in area, Chiodi di testa, palla alta sulla traversa. E la mezz'ora, scende Baresi. Scirea può prendere la palla, la tocca corta per Zoff e Zoff deve uscire sui piedi di Baresi. A questo punto la partita è finita. Ed eccovi, tanto per cominciare, Milan-Inter. Comincia con una gran sorpresa l'attesissimo derby di Milano. Manca tra i rossoneri niente di meno che Gianni Rivera. Il furbo Lidl spiega così la mossa. Abbiamo parlato durante la settimana, lui era molto amareggiato dopo la partita di domenica scorsa. Abbiamo pensato che forse è meglio riposarsi questa domenica. Io ho deciso stamattina, così tranquillamente, che è meglio saltare perché l'Inter noi temevamo per il loro ritmo. E così è stato. In effetti il Milan ha un po' sofferto per tutto il primo tempo il maggior dinamismo degli avversari. Eccoli alla conclusione con Marino.
In effetti però l'occasione più grossa è stata per i rossoneri. Al 39esimo, infatti, su azione nata da fallo laterale, Maldera anticipa Scanziani e chiama Bordon alla difficile respinta. Piomba sul pallone Chiodi ed è palo pieno. Poco dopo il momento cruciale. Colovati commette fallo su Altobelli, il quale reagisce platealmente e Michelotti estrae il cartellino rosso per l'espulsione. Michelotti. I tifosi interisti gli imputano di essere stato troppo fiscale contro i loro giocatori, ne ha ammoniti 5, di aver fischiato a senso unico, di non aver ravvisato gli estremi per il rigore in un intervento di Baresi alla fine del primo tempo. Eccolo. In apertura di ripresa, la decisione. Derecchi crossa, svetta Chiodi, arriva Maldera e sempre di testa segna. Difesa interista di marmo e Bordon battuto. A quel punto però Bersellini, allenatore dell'Inter, sperava ancora nel pareggio. Pur essendo rimasti in 10, a un certo punto, specialmente nel finale con l'inserimento di Chierico, ho rischiato, ho fatto giocare Bini sull'uomo senza libero, perciò per essere almeno a parità di situazione uomini, e credevo veramente di riuscire a pareggiare. Sarebbe stata una grossa impresa per noi, però tutto sommato io sono contento ugualmente dei miei. Come si può arguire anche dalle immagini preparate dai tecnici RVM di Verta e Antermite, non è stato certo un gran derby. Anzi, si è trattato di una di quelle partite che fanno cadere il cronista nella tentazione di riferirsi alla tanto abusata importanza della posta in palio per giustificare lo spettacolo mediocre. Lidl ha imbrogliato un po' le carte lasciando in tribuna Rivera, ha dato al Milan maggior consistenza agonistica ma ha pagato sul piano della razionalità e della compostezza. L'Inter ci ha dato dentro da matta, come sempre, è stata lodevole sul piano dell'impegno ma ha dimostrato di non avere idee troppo chiare. Tra l'altro Becalossi ha giocato molto avanzato, Scanziani e Marini non sono certo due pensatori, lo stesso Pasinato, pur molto bravo, non è portato alla costruzione. Ha mirato comunque alcune sgroppate a tutto campo proprio di Pasinato. Naturalmente il Milan avrebbe anche potuto impinguare il bottino quando l'Inter, rinunciando al libero, ha cercato la disperata rimonta, ma un altro gol sarebbe stato troppo premio per i rossoneri. E preziosa vittoria del Milan sul terreno di Vicenza. Stando all'andamento del punteggio progressivo, sembrava all'inizio piuttosto facile per il Milan, poi in Vicenza la ripresa ha trovato delle contromisure tattiche. I marcatori nell'ordine: Maldera, Rossi, nella ripresa Bigon, Boldini e Guidetti. A Ferruccio, Gard, a Milano la linea. Sì, io vorrei far vedere subito i gol, visto che sono tanti. In attesa due commenti su questa partita. La vittoria del Milan è apparsa nettissima, un Milan che ha sempre avuto in mano la partita su un Vicenza. Ecco, vediamo il primo gol del Milan. Maldera, Rivera, pennellata di Rivera, Maldera e rete. Il Milan in vantaggio al 7° del primo tempo. Adesso dovremmo vedere il secondo gol di Bigon, ecco, no, pardon, chiedo scusa, pareggio di Rossi al 45esimo del primo tempo quando si giocava in recupero. Ecco, a questo punto il Vicenza, che era stato dominato in lungo e in largo dal Milan, sembrava potesse risalire la china. Invece il Milan, dopo un palo di Bigon, è ripassato in vantaggio ancora con Bigon. Buriani, testa di Bigon che batte Galli imparabilmente. Al 35esimo ancora rete del Milan. Splendida azione di Rivera, guardate che bel passaggio, a Boldini che batte Galli. Il Vicenza accorce le distanze al 43esimo con Guidetti su passaggio di Cerilli. Ecco Cerilli, Guidetti, rete. 3-2 per il Milan. Il Milan è apparso lanciatissimo, merita pienamente il primato in classifica, anche se ha pari merito con il Perugia, mentre il Vicenza, che sembra di aver recuperato in pieno Rossi, è ancora molto lontano dalla soluzione della sua crisi. Penso che questo possa bastare, Valenti.
E adesso passiamo a un altro pareggio, Napoli e Milan 1-1 con reti di Savoldi e De Vecchi. Una partita anche questa molto attesa per vedere il Napoli alla ricerca di una grossa impresa e per vedere soprattutto il Milan come, in che condizione si trovasse dopo la partita di Coppa di mercoledì scorso. E adesso passo la linea a Luigi Necco a Napoli. E i derby del Napoli si può dire che non finiscano mai, dopo quello con la Roma, quello con la Juventus, quello con l'Avellino. È arrivato questo col Milan ed è finito come gli altri due con un pareggio. Un pareggio che per la verità non ci si aspettava. Molti avevano dato il Milan per stanco. E il Milan invece ha retto bene, soprattutto in quel primo tempo che è stato la parte migliore della partita. E infine poi nel secondo tempo le due squadre, salvo pochissimi sprazzi, hanno finito con l'accontentarsi di quest'1 a 1, del quale vedremo anche le immagini che la nostra regia napoletana sta per mandare in onda. Un Napoli partito decisamente all'attacco, tanto è vero che è riuscito a segnare quasi subito, non diciamo a freddo, ma sull'impeto di un gioco che voleva essere di attacco. Credo che stiate ricevendo le immagini, o forse non ancora, no, non ancora. E allora, prima di commentare i gol, diciamo che tanto il Milan quanto il Napoli possono dire grazie a certi loro giocatori. Ah, ecco le immagini finalmente in onda, avete già visto il gol del Napoli, un cross di Bruscolotti da destra per la testa di Pellegrini, che ha avuto fiducia in Savoldi vicino a lui più che in se stesso, e Savoldi ha messo impeccabilmente in rete. Era il quarto minuto del primo tempo e qui vediamo l'arbitro Ciulli che dopo pochi secondi ha subito un crampo, si temeva che uscisse dal campo, si è riposato un po', poi finalmente ha ripreso a dirigere l'incontro, che per la verità è stato molto diciamo molto agonistico ma non violento. E questo l'avete visto, è stato anche il gol del Milan, cioè Rivera che ha battuto una punizione per atterramento di Bigon per De Vecchi, che ha messo in rete nell'angolino a destra di Castellini. Un bel pareggio, una partita bella nel primo tempo. Bravo a Filippi, bravo a Rivera. Arrivederci. Uno a uno, dicevamo, fra Milan e Perugia, con reti di Vannini nel primo tempo, quasi in apertura, e Antonelli al sedicesimo della ripresa. Collegamento con San Siro, con Beppe Viola. Ecco, è stata una partita molto interessante. Si sapeva già alla vigilia che metteva di fronte le squadre leader del campionato e in effetti nel primo tempo il Perugia, nella ripresa il Milan, hanno dimostrato di giocare in questo momento un calcio superiore. Il Perugia ovviamente è stato avvantaggiato portandosi in rete dopo soltanto 4 minuti, mentre il Milan è stato costretto ad un pressing molto dispersivo dal punto di vista atletico, fisico, per agguantare il pareggio. Ripeto, un primo tempo giocato meglio dai perugini, che nella ripresa ovviamente hanno tentato di portare a casa il risultato intero, però hanno rinunciato dopo l'1-1 a correre rischi, inserendo addirittura Zecchini al posto di Casarsa. L'avvicendamento operato da Lidom, Bigon sostituito da Antonelli, ha ovviamente portato fortuna all'allenatore rossonero, in quanto è stato proprio Antonelli a segnare il gol del pareggio. Vorrei sapere a questo punto, Paolo, se partono alcune immagini, sì, relative alla partita. Sì, Beppe, partono le immagini dei gol curate, montaggio e Revoembe dai nostri Cesare Moretti e Francesco Zambito. Ecco, adesso le vedrai sul monitor. Comunque, ripeto, è stata una partita molto interessante, agonisticamente valida, che ha confermato la statura ormai veramente da primato del Perugia. Questo tiro di Vannini, fermato da Albertosi, viene un attimo prima del gol perugino. Ecco infatti l'azione che ha permesso al Perugia di andare in vantaggio. C'è un traversone di Butti, il colpo di testa di Cacciatori che respinge, che è imbattuto dal palo, e poi l'intervento decisivo di Vannini. Anche in questo caso, come capita spesso al Milan, la difesa è rimasta un po' a guardare. Rientra ormai nella tradizione dei rossoneri subire un gol nei primi minuti, e vedete invece come Antonelli, con un bellissimo gol, l'azione personale, abbia interrotto la lunga serie
il lungo periodo di imbattibilità del bravo Malizia, il quale Malizia è stato davvero bravo anche a San Siro, ha sventato con parate veramente prodigiose alcune incursioni dei milanisti e con il libero Frosio e Bagni all'attacco è stato sicuramente il migliore dei perugini in campo. Per quanto riguarda invece le prove dei rossoneri, segnalerei un buon Rivera almeno fino a 10 minuti dalla fine, quando ha accusato prima degli altri compagni il peso della stanchezza, ottimo Buriani, mentre Chiodi non riesce a convincere il pubblico milanista perché obiettivamente il suo operato è sempre stato molto modesto. Probabilmente fin da domenica prossima l'Idem deciderà di puntare su qualche altro personaggio. Amici sportivi, buonasera. Ci si domandava prima dell'inizio delle partite di oggi come il Milan avrebbe reagito alla batosta subita nel corso della settimana a Manchester, che tutti sappiamo. Ebbene, il Milan ha reagito nella maniera migliore, ha superato il Torino per 1-0 ed è da solo in testa alla classifica stasera. Ed eccoci adesso alla vittoria della capolista del Milan sul Torino per 1-0 con rete di De Vecchi al quinto del primo tempo. Gianni Vasino è in linea a Milano. Vasino? Sì. E il Milan, se non sbaglio, è rimasto in 10 uomini nel finale perché si è fatto male Buriani, no? Sì, addirittura. Poi il Novellino era anche stirato. Quindi... Ecco, addirittura ha chiuso l'incontro in 9, ma partiamo dall'inizio. Il Milan ha battuto il Torino grazie a una condotta di gara diversa nei due tempi. Nel primo ha organizzato una maggior mole di gioco. Nel secondo invece è riuscito a contenere, sia pure rimasto in 9 uomini dal ventesimo della ripresa, le sfuriate del Torino, che per la realtà sono state sempre abbastanza isolate. Le assenze di Claudio Sala e Graziani sono fatte indubbiamente sentire più del previsto. Al Torino è mancato l'ispiratore del gioco ed una spalla per Pulici, lasciato troppo solo in avanti. Prego la regia di dare il via alle immagini, che si riferiscono in particolare alle azioni del primo tempo. Abbiamo detto di questo Milan ed eccolo, presentiamo l'azione del gol milanista al terzo del primo tempo. È Buriani che porta in avanti la palla, la lascia a Novellino, il quale serve Sartori che smarca De Vecchi e da 20 metri gran botta nell'angolino basso a sinistra di Terraneo. Niente da fare, la palla carambola tra i due pali e si insacca. La reazione del Torino è affidata ai singoli, purtroppo mai un'azione corale. Anche perché le maglie della difesa del Torino si sono aperte in più occasioni e questo ha reso possibile una reazione dei milanisti. Gran botta di Patrizio Sala, Albertosi pasticcia un po' ed è costretto a 3 parate per bloccare il pallone. Il Milan prende saldamente in mano le redini dell'incontro e continua a portarsi in avanti. Maldera al centro, Rivera si smarca molto bene e tira e Terraneo è bravo a mettere sul palo. Come vedete in campo c'è molta nebbia. Certamente il Milan con il suo gran movimento ha sorpreso i Granata. La nebbia che si vede in questo scorcio di partita induce l'arbitro Menicucci a far rientrare i giocatori degli spogliatoi 6 minuti prima del previsto e questo porterà il Milan a concludere prima tra tutte le squadre di Serie A la sua partita di oggi. Ecco un'altra azione del Milan. È ancora Maldera, mette al centro, riceve di nuovo, si porta sul fondo. Dal fondo cross per Antonelli che di testa colpisce molto bene ma Terraneo gli dice nuovamente di no. Nella ripresa al settimo Buriani si infortuna in uno scontro con Salvadori e deve abbandonare il campo addirittura in barella. Al ventesimo anche Novellino resta inutilizzato all'ala sinistra. Si sforzerà ogni tanto di dare qualche pallone ai suoi compagni di attacco, ma rimane completamente avulso dal gioco. Il Milan comunque si è difeso con ordine e alla fine ha portato alla chiusura un incontro con un 1-0 molto importante che lo conferma capo classifica della Serie A. Da Milano è tutto, a te Valenti. De
decimo minuto del secondo tempo, con questa punizione di Novellino su suggerimento di Rivera, il Milan sblocca una partita che sembrava destinata a concludersi sullo 0-0 e si avvia verso una vittoria che, dopo la rete di De Vecchi, quella del 3-1, apparirà netta. Nel primo tempo il Milan non aveva fatto un granché, imprimendo al gioco un ritmo un po' sornione. Ne aveva così approfittato il Verona, che all'undicesimo, con uno spiovente di Musiello, costringeva Albertosi a una difficile deviazione. Il Milan reagiva, sempre ottima alla regia di Rivera, e si faceva pericoloso al 32esimo quando, su punizione del capitano, Bigon di testa metteva a lato. Era però sempre il Verona a esercitare una certa pressione. Tiro di Musiello fuori, poi al 43esimo Calloni, e dal quale ci si attendeva una partita polemica, veniva imbeccato in ottima posizione. Calloni potrebbe volare verso la porta di Albertosi, ma forse l'idea di castigare i suoi ex compagni lo emoziona. Così si impappina, favorendo l'intervento, anche se falloso, di un avversario. Il vero Milan salta fuori nel secondo tempo. Dopo il gol di Novellino sfiora il raddoppio con Bigon. Al 17esimo va in rete il Verona con questa bella azione di Spinozzi, ma il pareggio dura soltanto un minuto. Antonelli, su passaggio, e provate a indovinare, di Rivera, beffa Superchi da pochi passi con questo pallonetto. Il Verona, non rassegnato, riparte all'attacco e si rende pericoloso in un paio di occasioni, ancora con Spinozzi. Ma il Milan, dimostrando di avere un buon movimento di squadra, ha ormai in pugno la partita e consolida il punteggio al 28esimo con un gran tiro da fuori area di De Vecchi. Verona-Milan 1-3. Con o senza Rivera, pare proprio che il Milan intenda farsi rispettare. Ha steso il Catanzaro, il cui vanto era la solidità della difesa. Soltanto 7 reti subite fin qui. Ma oggi il Catanzaro era un istituto di beneficenza. Ha cominciato Ranieri, fallendo questa occasione determinata da un errore di Betti. Ha proseguito poi Groppi, la cui rimessa dal fondo è servita a Novellino per offrire a Chiodi l'opportunità di segnare il suo primo gol su azione da quando veste rossonero. In sostanza, senza nulla togliere ai meriti del Milan, ci pare che la sosta del campionato abbia, come lo stesso Carlo Mazzone temeva, un po' imborghesito la formazione calabrese, in peccato anche di presunzione, come certi nuovi ricchi ai quali il benessere conferisce un'aria un po' goffa. Osservate come Bigon strappi la palla all'avversario e, dopo aver scambiato con Novellino, si tolga il gusto di segnare. Queste prime immagini danno già l'idea di come siano andate le cose a San Siro. Tutto facile per il Milan, che pure nella ripresa si è mosso con disinvoltura. Siamo al terzo gol, nato da una brillante iniziativa di Baresi. Il promettente libero del Milan si beve un paio di avversari e poi di precisione invita Novellino a dare la botta decisiva. Prima di passare all'ultimo gol della giornata, una sequenza che sottolinea il differente distacco del Catanzaro nei confronti dei padroni di casa, i quali, partendo da Albertosi, arrivano alla porta avversaria senza essere disturbati. E Bigon, con grande fair play, non infierisce, concludendo sul fondo. Non ho mai visto la maglia numero 10 correre tanto, dirà Lidom negli spogliatoi. Il mister svedese si riferiva a Buriani, che oggi ha fornito una prova straordinaria. E suo il servizio in favore di Antonelli. Per il Catanzaro la lezione è finita. Forse gli servirà. Ha vinto a Bologna dopo 7 anni, il colpo riuscito perché questo è il suo momento e soprattutto perché il Bologna dell'erborista Perani ha bisogno più che di vitamine di un pizzico di buona sorte. Dopo lo spunto di Bordon, i rossoblù hanno subito per una decina di minuti la sicurezza degli avversari e Aldo Maldera, già segnalato da queste parti come pericolo pubblico, ha anticipato le proprie caratteristiche nell'azione che vi mostriamo. Va precisato che il Milan ha fatto appena l'indispensabile per vincere, secondo lo stile della squadra che per arrivare lontano amministra saggiamente le proprie risorse. Da parte bolognese molte iniziative, come questa di Mastalli, ma anche qualche ingenuità, effetto forse di un comprensibile nervosismo.
Partita senza grandi palpiti, con gioco però di discreto livello, portieri poco impegnati e tentativi spesso estemporanei come quelli di Antonelli nella fase finale del primo tempo. Perani dice che giocando bene i risultati finiranno per venire. Applicando questo nobile concetto, l'allenatore del Bologna ha rimediato la seconda sconfitta consecutiva, pur se gli deve dare atto che il gioco della squadra, il tiro è di Bordon, è in costante progresso. Il pericolo però è quello di finire in B tra applausi e complimenti. I tifosi del Bologna hanno avanzato regolare richiesta di rigore per questa respinta di Baresi sul cross di Maselli, ma Menegali non li ha accontentati. Al 16esimo il gol decisivo, punizione di Novellino, respinta di Memo ed il sinistro di Maldera trova il buco utile per arrivare in rete. A questo punto Perani tenta la carta dell'ex e al posto di Mastalli inserisce Vincenzi. Questi si va vivo dalle parti di Albertosi con una girata alta, ma è troppo poco. Si diceva del nervosismo bolognese, eccone un esempio. Cresci va in confusione e, preoccupato dall'arrivo di Antonelli, si arrangia come può. Stefano Chiodi, un altro ex, si dà parecchio da fare. Una delle diverse cose buone, il passaggio per Novellino che conclude così. Poi Antonelli compie una prodezza ed il suo cross mette nuovamente in crisi i difensori rossoblù. Si finisce con il Bologna all'attacco, l'ultima raffica è di Colomba che trova Albertosi un po' incerto. Il Bologna scala quindi ancora in classifica, assestandosi col Verona all'ultimo gradino. Il Milan invece continua a salire, oggi però senza dare troppo nell'occhio. Buonasera, gol flash sulla 15ª giornata del campionato di Serie A, a metà cammino ormai, con un Milan che sembra confermare sempre più le sue possibilità di conquistare il 10° scudetto della sua storia. Vediamo subito la classifica della Serie A, come vi dicevo il Milan campione d'inverno con 25 punti, seguito dal Perugia con 20, quindi Inter e con 22, quindi Inter e Torino con 20, Juventus 17, Napoli e Lazio 16, Fiorentina 15, Lanerossi Vicenza 14, Ascoli e Catanzaro 13 punti, Roma 12, Avellino 11, Atalanta 10, Bologna e Verona 8. Cominceremo con la partita del Milan, che ha visto il Milan vincente per 2-0 sulla Lazio, una Lazio che non ha demeritato totalmente, ma che si è trovata di fronte a un Milan in particolare vena, un Milan che dal punto di vista tattico gioca incontri, confronti esemplari, trova sempre spazi e uomini per realizzare. L'inizio che è favorevole alla Lazio, se vogliamo, Giordano ha questa girata che va alta sulla traversa di Albertosi, ma viene piuttosto rapidamente, ecco Giordano, vedete, capocannoniere raggiunto, ma viene quasi molto presto il gol del Milan, ecco, è un calcio di punizione per un fallo su Novellino che si è rialzato da terra e questa volta Maldera, che anche domenica scorsa aveva risolto l'incontro a Bologna sfruttando un calcio di punizione battuto da Novellino, questa volta risolve in prima persona tirando direttamente il calcio da un 18 metri dalla porta di Cacciatori che è stato autore durante l'incontro di bellissime parate. Dicevo, tirando direttamente Maldera e realizzando il gol d'apertura. È il 16esimo minuto del primo tempo. La barriera è piuttosto folta, sembra quasi che i laziali presentano il pericolo che di solito viene dai tiri di sinistro di Maldera, il terzino goleador. Ecco il tiro ed ecco la rete. 1-0. Giustificati gli abbracci fra i giocatori, il Milan ha potuto sbloccare questa situazione, raddoppierà poi con uno strano gol di Bigon che ci apprestiamo a vedere. C'è una serie di attacchi. Vedete qui intanto che Novellino potrebbe forse toccare a rete un pallone, non arriva in tempo, è il periodo migliore questo del Milan. Intanto seguiamo la rimessa in gioco di Collovati che ha dato a Buriani, si porta sulla destra Buriani, cerca spazio per l'affondo la squadra milanista ed ecco che Antonelli ha il pallone, suo il cross, un paio di incertezze, ecco Bigon che tocca male, inganna completamente Cacciatori, qualche dubbio sulla posizione di Bigon, sta di fatto che il gol è valido, 2-0 per il Milan. A
Amici sportivi, buonasera. La inopinata sconfitta subita dal Milan sul terreno del forte e accorto Avellino ha rilanciato nuovo interesse per la lotta per lo scudetto. Ma la domanda che ci viene subito è: cosa è successo ad Avellino? Cosa è successo al Milan? E abbiamo quindi subito in linea il nostro amico Necco, eccolo, che ci parlerà di questa sconfitta della capolista sul terreno avellinese. Diciamo subito che l'Avellino ha giocato d'anticipo e il Milan non è riuscito ad agire sulle fasce laterali. Questi sono i dati tecnici. Veniamo al dunque. L'Avellino ha giocato benissimo. Il Milan, chissà perché, era come legato. E l'Avellino è riuscito a spuntarla perché ce l'ha messa veramente tutta. Ma non è stato un gioco da disperato. Tant'è vero che i salvataggi ci sono stati, tanto è vero che i gol, quello che c'è stato, sono stati tutti quanti il frutto di un'azione costante e precisa impostata dall'allenatore Marchesi. L'altra volta vi dicemmo che il portiere Piotti aveva salvato l'Avellino contro la Juventus. Diciamo che oggi il portiere Piotti ha fatto vincere l'Avellino contro il Milan. Le immagini che sono state registrate ad Avellino da Sansone e montate qui dai nostri colleghi dell'RVM stanno per partire, perché credo che meglio dei fatti nulla vi può dare il tono di una partita che ha lasciato il Milan molto deluso, suppongo, e ha rilanciato questo campionato. Ecco, siamo proprio al primo minuto, o il secondo, e c'è un'azione dell'Avellino con un gol di Lombardi che sarà annullato, però, perché l'arbitro Michelotti ha rilevato un fallo di mano. 13° minuto e 33° secondo l'azione che vedrete, e siamo al gol dell'Avellino. Una punizione battuta da Mario Piga per fallo su Tosetto, la testa di Romano, un difensore, per molti era Montesi, e l'Avellino è passato in vantaggio. Dopodiché la partita non è stata la partita di una squadra che si difendeva o difendeva la vittoria, ma è stata la partita di una squadra che voleva continuare a giocare. Qui vediamo un'azione, è un cross di Collovati per la testa di Chiodi, che manca il bersaglio. E siamo sempre al primo tempo, ancora un'azione del Milan, quella che seguirà, una punizione. Antonelli sul rimpallo si impadronisce del pallone, ma Piotti, lo vedete, sventa il suo tiro. Il secondo tempo vede il Milan un tantino più deciso all'attacco, ma come vedete uno dei difensori riesce a deviare un tiro di Antonelli, e sarà ancora una volta una palla portata avanti da Antonelli e giocata poi da De Vecchi a trovare il corpo di Piotti pronto a parare il tiro che poteva insidiare la vittoria dell'Avellino. Vedete Antonelli che scende, il tiro sarà di De Vecchi, Piotti l'ha parato, un difensore, anzi di somma precisamente, ha allontanato. Siamo allo scadere del secondo tempo, il Milan tenta ancora di andare all'attacco, ma come vedete De Ponti riesce a svincolarsi con l'aiuto di Montesi, ma si trova di fronte niente di meno che Albertosi, che riesce a togliergli la palla, e sarà ancora una volta Tosetto, l'avellinese Tosetto ex milanista, a mettere in pericolo la porta del Milan, concludendo per l'Avellino una partita veramente importante, una partita che conferma, dicevamo, il valore di questa squadra, che rilancia il campionato. Vedete Tosetto in azione e trova la traversa, purtroppo per l'Avellino, naturalmente per il Milan sarebbe stato forse troppo disdoro. Ad ogni modo non ci sono molti interrogativi da porsi, l'Avellino ha giocato veramente bene e il Milan chissà perché non ha giocato bene. Il campionato viene un tantino rilanciato, per fortuna, anche dal sud. Arrivederci. Ecco, come avete sentito nell'esauriente commento di Luigi Necco, l'Avellino ha giocato bene, con grande volontà e soprattutto con una disposizione tattica bene azzeccata dal suo allenatore e ben eseguita dai giocatori in campo. Una disposizione tattica che ha impedito al Milan di giocare in scioltezza come sempre fa. Un Milan che aveva degli uomini, specie Novellino, non in buona giornata, mentre i giocatori dell'Avellino, portiere in testa, hanno disputato una gara eccezionalmente positiva. Io la giro subito a Milano, a Giannini, per Milan-Roma 1-0. Sì, dunque il Milan ha vinto, ma lascia molti dubbi sulla sua consistenza tecnico-tattica. Il Milan si sa è una squadra che ragiona, si dice appunto di Lidl che ha lo stile Ragnatela. Valcareggi gli ha opposto il suo stile Ragnatela, cioè una Roma molto compassata, precisa, per superare la quale ci sarebbe voluta una maggiore determinazione. Due squadre che ragionavano, il Milan ha avuto
numerose occasioni anche nel primo tempo per passare, e non è passato perché gli è mancato il ragionamento appunto determinante. Ora vedremo le immagini, specialmente anche per quanto riguarda il primo tempo, che è stato molto ben giocato dal Milan, però il Milan, come dicevo, non è riuscito che a fallire occasioni gol. Ecco, vediamo, qui c'è un bel colpo di testa di Collobati e Conti, ben appostato, blocca. L'azione prosegue, è appunto un momento, diciamo pure, usiamo questa brutta parola, emblematico della partita. Conti rinvia, la Roma, vedete, cerca di chiudere gli spazi, il Milan giostra sul centrocampo, ha avuto oggi uomini evanescenti, soprattutto in Novellino, e anche Buriani non è stato lucido come sempre. Qui ecco, vediamo appunto un'azione di Buriani, e vedete come Antonelli solo sbagli. Ecco, siamo nel secondo tempo, Rocca oggi ha ben giocato, vedete, va via sulla destra, ora opera un cross, la difesa milanista qui si lascia un po', si impappina, e Di Bartolomei di sinistro, secco, Albertosi è molto bravo. Ecco, ora vedremo il fallo, c'è Bigon che va via, il fallo del rigore, perché il Milan ha vinto sul rigore. Per questo fallo, farà discutere questo fallo, lo vedremo forse meglio alla moviola. Comunque l'arbitro Milan ha decretato il rigore, tutti si aspettavano Chiodi e invece è andato Antonelli. Ecco, Antonelli si aggiusta sul dischetto la palla, Antonelli molto freddo, molto lucido questo giovane, vedete come spiazzerà Conti, ecco, Conti a destra e palla a sinistra. È la vittoria del Milan, su rigore, un po' stentata, ma il Milan, dicevo, ha sbagliato numerose occasioni. Prima di chiudere ve ne faremo vedere una clamorosa. Ecco ancora il Milan che cerca di districarsi, Maldera, guardate Chiodi, un pallonetto così debole che Spinosi così non è riuscito proprio a far altro che a rinviarla. Io direi che per il Milan dovremo vedere una verifica sulla tenuta. Intanto ha vinto e questo è importante. Un Ascoli volitivo e ben registrato, specie a centrocampo, non è riuscito a fermare un Milan descritto stanco, ma invece vitale ed incisivo. I bianconeri di Renna in verità sono stati i primi ad andare vicinissimi al gol. È stato infatti Quadri all'ottavo del primo tempo ad impegnare seriamente Albertosi. Il pericolo corso è stato una sorta di stimolo per gli ospiti, che al trentesimo del primo tempo sono riusciti a passare in vantaggio con Maldera, che ricevuto da De Vecchio, un lungo traversone con tutta la difesa ascolana inspiegabilmente ferma, ha battuto Pulici. Ecco il gol di Maldera. I padroni di casa sull'1-0 hanno cercato di riequilibrare le sorti dell'incontro imbastendo pregevoli trame offensive. Il Milan, dal canto suo, ha risposto colpo su colpo, partendo spesso con veloci e ficcanti contropiede. Continui i rovesciamenti di fronte, quindi, che hanno registrato un Ascoli pericoloso, sia pur sfortunato. Ambu ha avuto la palla buona per pareggiare, ma non è riuscito a sfruttarla. Il finale dell'incontro è stato del Milan, sulla cui vitalità c'è ben poco da dire. I rossoneri sono in buona salute ed è probabile che resteranno delusi quanti prevedono per la lunga finale di campionato incerto. Per l'Ascoli nessun rimprovero, la squadra si è mossa bene, ma l'avversario di turno effettivamente era troppo forte. Renna comunque può consolarsi, perdere così non è certo disonorevole, anche se non giova ad una classifica che chiede punti. Ecco, adesso è pronto il collegamento con Milano e vediamo un po' com'è andata questa partita del pareggio fra imposto, diciamo così, dall'Atalanta al Milan, dopo un grosso inizio del Milan. Le rete di Bigon e di Tavola nel primo tempo. Pronto Gianni Vasino? Sì, aveva ragione Lidl quando diceva di aver paura dell'Atalanta, e alla fine della partita il Milan si è dovuto accontentare di un sol punto, confermando la tradizione che da 7 anni vuole i bergamaschi imbattuti a San Siro. I rossoneri sono partiti a testa bassa e l'Atalanta ha dovuto subire per la prima mezz'ora una pressione costante. Il Milan però, pur facendo molto gioco, non ha mai dato l'impressione di poter mettere in grosse difficoltà il portiere atalantino Bodini.
Albertosi era solo nella metà campo milanista, ma l'Atalanta è riuscita comunque sempre a contenere molto bene la pressione dei padroni di casa. Vedete un attacco del Milan e Buriani che tra poco subirà un fallo. Eccolo. L'arbitro Lattanzi decreta la punizione. Buriani batte subito per De Vecchi che rimette al centro. Respinta corta. Antonelli controlla, vede Bigon. Controllo e tiro. Ed è la prima rete. A questo punto il Milan forse crede di poter straripare e cincischia, mentre l'Atalanta che sfiora il pareggio con chiarezza. Vedete che Collovati in extremis deve salvarsi. Insistono gli atalantini, favoriti dallo sbilanciamento in avanti del Milan. 42esimo, calcio d'angolo. La difesa del Milan resta praticamente impacciata, Tavola controlla, vede l'angolo e lo infila. Albertosi non può fare nulla. Nella ripresa il Milan continuerà a buttarsi in avanti con rabbia, ma non riuscirà però a sbloccare il risultato, dando così ragione a Rota, che aveva detto che la sua Atalanta sui campi esterni, soprattutto quando si tratta di grandi squadre, sa imporre il suo gioco di rimessa. Un punto prezioso perso dal Milan, ma certamente un punto prezioso guadagnato dai bergamaschi, che non lo hanno certamente demeritato. E con questo è tutto da Milano, ti restituisco la linea Valenti. Per una agitazione dei colleghi della sede di Firenze non siamo in grado di mostrarvi le immagini filmate dell'incontro Fiorentina-Milan. Tuttavia c'è in studio il collega Marcello Giannini e a lui chiediamo di documentarci su questo incontro. Milan ha vinto, ma dovrà riflettere molto sul suo secondo tempo. Rete di Maldera molto bella all'inizio, rigore sbagliato da Antonioni o parato da Albertosi, si vedrà, raddoppio di Bigon, Leli raccorcia, 2-1 alla fine del primo tempo. Dominio tattico del Milan che nella ripresa, dopo aver segnato ancora con Bigon, è andato in barca. Subisce il gol di Antonioni, infatti lo salvano una traversa di Amenta e le parate strepitose di Albertosi. Un Milan che ha perduto nettamente il raziocinio del primo tempo. Lidl esce vittorioso da Firenze per 3-2, ma forse con qualche preoccupazione. Ma è una squadra che vince fuori casa contro Fiorentina, che è ancora molto valida. Io dico che non bisogna piangere per quello che abbiamo fatto, perché io penso che la partita si poteva anche pareggiare, ma vincendo non abbiamo rubato niente. Io penso questo, che nell'avvenire stiamo ancora più attenti, affrontiamo i cosiddetti grandi adesso, che dà questo incitamento ai ragazzi di voler far vedere che meritiamo di essere primi. Antonioni chiaramente mi sembrava abbastanza nervoso, abbastanza teso, sul calcio di rigore non pensavo che tirasse piano perché essendo teso secondo me non voleva rischiare e calciando come calcia lui poteva solo tirarmelo sulla mia sinistra. Un Antonioni piuttosto nervoso al termine della partita, anzi direi più che nervoso anche amareggiato, non tanto per il rigore che non è riuscito a realizzare quanto per un altro fatto, cioè ha sentito i fischi della folla per la prima volta, vero Giancarlo? Ma diciamo che questa era stata una settimana un po' movimentata e quindi erano anche forse prevedibili questi fischi. Purtroppo anche a peggiorare la situazione è venuto quel rigore sbagliato e quindi sicuramente quel rigore ha influito anche per questi fischi. Però ci sono stati gli applausi dopo il tuo gol. Beh, diciamo che il pubblico è stato abbastanza buono dopo il gol, perché d'altronde eravamo 3-2 e avevamo la possibilità anche di pareggiare. Amici sportivi, buonasera. La partita più attesa, Milan-Juventus, quella del record d'incasso, come spesso accade, non ha mostrato agli spettatori alcun gol. È terminata 0-0. Nel finale Furino e Novellino sono stati espulsi, si è distinto Albertosi. Non è stata forse una grande partita, tesa però sul piano agonistico, comunque sentiremo ovviamente un commento più appropriato dal collega che ha assistito all'incontro a Milano. Cominciamo subito dunque con lo 0-0 fra Milan e Juventus. A te, Vasino.
Sì, hai detto giusto tu, Valenti, quando dicevi che in definitiva le partite che devono dire molto alla fine dicono pochissimo, ma in realtà oggi si è visto da una parte un Milan piuttosto stanco e a tratti anche abulico. Vitali in cabina con noi diceva che sentivano molto il cambiamento di stagione. Forse hanno subito in qualche maniera una Juventus che ha ragionato molto, ha fatto sfogare i milanisti e poi piano piano è venuta fuori. Albertosi ha trovato modo di mettersi diverse volte in evidenza e lo ha fatto con la bravura e la semplicità che ne fanno un grande campione. In definitiva, al termine dell'incontro, chi deve recriminare di più sono proprio gli juventini. Ed ora direi alla regia di mandare le immagini di questa partita che si è svolta su due fronti diversi. Nel primo tempo molto nervosismo, molta tensione da una parte e dall'altra, con la Juventus che va più vicino al gol. Ecco un'azione juventina, vedete, la difesa del Milan è caratterizzata da cincischiamenti, da un batti e ribatti che non si giustifica in una prima in classifica della Serie A. Gli juventini ne hanno approfittato in diverse occasioni. Questa è un'azione del Milan sull'altro fronte. Alla distanza, l'ingresso di Benetti e Morini tra le file della Juventus e del Milan evidentemente ha dato maggior peso alle due squadre. Tant'è vero che Benetti ha colto anche una traversa. Ecco l'azione del gol che è stata annullata da Michelotti per un fallo precedente alla marcatura di Tardelli. Michelotti aveva fischiato, si è sentito nettamente perché lo stadio si era un momentino zittito. Sul finire della partita, naturalmente la stanchezza fa sempre brutti scherzi, ci sono state reciproche scorrettezze tra Furino e Novellino, eccole. E alla fine Michelotti, che aveva già richiamato il capitano juventino, spedirà negli spogliatoi entrambi i giocatori in anticipo. Va detto anche che la Juventus voleva cogliere questi due punti per rilanciarsi, non c'è riuscita e tutto sommato, sinceramente, una vittoria sarebbe stata forse troppo. Da Milano è tutto, Valenti, ti restituisco la linea. Inter e Milan 2-2, a te Viola. Sì, è stato un derby memorabile. Pensate, a 10 minuti dalla fine l'Inter conduceva 2-0 ed era un punteggio che sintetizzava e legittimava, direi, il predominio dell'Inter. L'Inter ha disputato una grossissima partita. Nella fase finale il Milan, soltanto con l'orgoglio, perché ormai le forze erano quelle che erano, è riuscito due volte, per merito di De Vecchi, che non è stato certamente tra i migliori in campo, a infilare Bordon da fuori. Una partita maledetta per l'Inter, che ripeto avrebbe dovuto vincere, non soltanto perché aveva giocato meglio del Milan, ma perché aveva avuto il maggior numero di opportunità, tra l'altro clamorosa. Sullo 0-0 Altobelli si è visto parare un calcio di rigore da Albertosi. Milan quindi, che in affanno, come lo stesso Valenti ha riconosciuto, negli ultimi minuti ha ribaltato a proprio favore la situazione, forse in modo definitivo per quanto riguarda la corsa allo scudetto. Sul gol di De Vecchi al 45esimo, proprio allo scadere, è stato così prolungato l'abbraccio al marcatore rossonero che il Milan addirittura ha rischiato un gol, perché tutti i giocatori si erano portati sul compagno per congratularsi con lui. Qualcuno accanto a me ha detto che forse oggi Nereo Rocco da lassù ha dato una mano ai rossoneri. Certamente, visto come sono andate le cose, questo è possibile. Un Milan quindi che si appresta con qualche acciacco, oggi praticamente ha giocato senza difensori, Bet si è infortunato dopo pochi minuti, Collovati è rimasto addirittura negli spogliatoi, ha subito, ripeto ancora una volta, il lungo predominio dell'Inter, ma è riuscito con un po' di fortuna e con tanto orgoglio a recuperare. Un derby, dicevo, indimenticabile, probabilmente se questo si ripetesse ci vorrebbero addirittura 3 stadi di San Siro per occupare, per accogliere tutta la gente. Indubbiamente un derby che ha riconciliato Milano con il gioco del calcio. Il Milan ha pareggiato, forse, anzi sicuramente avrebbe meritato di più l'Inter, ma quest'anno le cose vanno così: al Milan tutto è bene e all'Inter tutto male. A te, aspetta Paolo. Viola, mi sì? Senti? Ecco, guarda le immagini dei gol. Ecco, siamo all'inizio del secondo tempo, vedete sulla palla Escanziani,
a lungo in direzione di Varesi, uno dei migliori in campo, come del resto il fratello. Questo è Altobelli, anch'egli tra i protagonisti di questa situazione. Vedete l'incertezza del libero milanista, la botta di Pasinato, la deviazione di Albertosi, anch'egli tra i migliori in campo. Ora ancora all'Inter attacco, Altobelli. Ecco l'intervento falloso di Baresi, su questo intervento si potrebbe discutere a lungo, comunque calcio di rigore, tiro di Altobelli, deviazione di Albertosi, ancora grandissimo. I migliori del Milan, oltre al portiere, ecco il gol dell'Inter, vedete una serie di incertezze da parte della difesa milanista, il colpo di testa che libera Oriali e basta un tocco per battere questa volta il numero uno milanista. Poi è stato Pasinato, ora inquadrato, il promotore del secondo gol interista, vedete l'azione, il cross e ancora un tocco vincente ravvicinato ad opera di Altobelli. A questo punto il gioco sembra fatto, mancano 10 minuti alla conclusione della partita, il tocco di Cappello, il tiro di De Vecchi e Bordon è battuto. L'Inter dopo questa azione ha altre opportunità per portarsi a 3-1, ma il Milan riesce a cavarsela con un po' di fortuna. Ed eccoci alla fase saliente della partita, siamo ormai allo scadere, il cronometro segna il 44esimo e vedete ancora il Milan che bombarda letteralmente, sono le ultime speranze, De Vecchi sulla palla, il suo destro che coglie ancora impreparato Bordon. Ed ecco la scena che vi raccontavo all'inizio di questo collegamento, con i compagni Ambertosi soprattutto, avete visto, che abbandonano il campo praticamente e rischiando così la possibilità di essere colpiti ancora una volta. Ciò non accade, il Milan probabilmente festeggia lo scudetto, all'Inter la soddisfazione di una grandissima partita, purtroppo non gli è andato tutto benissimo. Da questa sera la stella del decimo scudetto milanista è più vicina. Lo stellone invece è già arrivato. Soltanto così si spiega l'incredibile recupero del Milan in svantaggio per 0-2 a 10 minuti dal termine. Un derby degno delle grandi tradizioni, almeno dal punto di vista emotivo. Un derby, si sa, è un colpo di dadi, spesso il fattore psicologico prevale su quello tecnico. E così è avvenuto a San Siro, dove l'Inter avrebbe meritato di vincere. L'Inter ha giocato meglio. Senza la foga che l'aveva condizionata all'andata, ha costruito per un'ora abbondante il maggior numero di palle gol. Poi ha forse pagato lo sforzo sostenuto nella prima parte. Sicuramente la scarsa predisposizione a vincere le partite importanti, come già accaduto in altre occasioni. Il Milan ha rimediato con l'orgoglio una situazione disperata. Era acciaccato non poco senza i difensori titolari. Se ce l'ha fatta, il merito, secondo noi, è soprattutto di uno che stava per diventare ex. Fabio Capello, per la prima volta in campo dall'inizio in questo campionato, ha dimostrato quanto valgano classe ed esperienza appena le cose si mettono male. Per senso tattico e determinazione è stato l'uomo chiave del Milan. E visto che siamo scesi in dettagli, a parlare cioè dei protagonisti, ecco Lele Oriali, l'interista di maggior spicco. Lo vediamo in queste sequenze trascinare i compagni e provare, egli stesso, la conclusione difficile. Dopo l'uscita di Bette, già claudicante dai primi minuti, la difesa del Milan se l'è passata proprio male. E qui è riemerso Ricky Albertosi, altro vecchietto indelebile del Milan capolista. A Firenze, Albertosi aveva spudoratamente mentito, dichiarando di aver deviato il rigore di Antonioni. Oggi, non soltanto ha respinto quello calciato da Altobelli, ma prima e dopo ha confermato di portare benissimo i suoi 40 anni. All'attenzione di San Siro si è presentato finalmente anche Pasinato, che vediamo mettere in difficoltà il portierone. È il momento più deciso dell'Inter. Altobelli, anch'egli da 7 più, ha un guizzo da campione e Baresi lo stende. L'azione sarà ripresentata in moviola e quindi passiamo a documentare la prodezza di Albertosi sul tiro dello stesso Altobelli. Sbagliato il rigore, l'Inter ha una reazione rabbiosa, si avventa nell'area milanista e proprio Pasinato mette Oriali in condizione di segnare. La difesa rossonera è in panne. Un tocco e via, l'Inter passa meritatamente. Il Baresi milanista non ci sta proprio a perdere, si lancia in uno splendido assolo.
Bordon annulla con un intervento da Superman. E se il compagno è Superman, Pasinato diventa Fonzi quando offre ad Altobelli il boccone del 2-0. Milan spacciato, pare. Un minuto dopo, De Vecchi, l'avvocato del diavolo, fa meglio di Perry Mason vincendo una causa persa. Prima travolge Bordon su punizione, poi compie la seconda prodezza della giornata con un gol che dà al Milan, oltre che il pareggio, la fondata convinzione di essere nell'anno giusto. Così è pari, un 2-2 che andrà certamente di traverso all'Inter, ma che offre alla famiglia nerazzurra la convinzione di aver gettato le basi per costruire una squadra di rango. Forse quest'anno è tardi, ma dal prossimo derby, insomma, non è finita. Il derby dell'anno prossimo comincia proprio mentre i milanisti si abbracciano. Io giro subito la linea a Milano, a Milano San Siro, a Gianni Vasiro, per questo 0-0 fra Milan e Vicenza. Ecco, prima di tutto una notazione di cronaca. Era appena concluso l'incontro tra Milan e la Nerossi Vicenza quando nello stadio di San Siro si è sentito un boato. Le radioline avevano portato la notizia del pareggio della Roma con il Perugia e in quella maniera i tifosi rossoneri avevano sfogato un po' della rabbia che avevano accumulato in questi 90 minuti, durante i quali il Milan è andato avanti e si è trovato un caparbio Vicenza sempre pronto a contrastarlo. Nonostante l'Idolma avesse dovuto rinunciare a Rivera, Antonelli, Bett, Bigon e Collovati, il Milan si è mosso molto bene, con ordine e molte aperture sulle fasce laterali. Ma il Vicenza si è difeso sempre con ordine, anche se troppo si è affidato a Paolo Rossi. A questo punto prego la regia di dare il via alle immagini. Nella ripresa il Milan ha aumentato il pressing, ma in realtà Galli non ha mai corso grossi pericoli, anche perché numerosi tiri dei milanisti, ecco le immagini che si riferiscono a azioni del primo tempo. Dicevo che azioni dei milanisti e soprattutto De Vecchi, che sembra ormai essere diventato il tiratore scelto del Milan, sono finite fuori di poco. Ecco un cross di Maldera e Chiodi di testa che mette alto fuori. Certamente il Milan voleva vincere a tutti i costi. Ecco un'azione di contropiede della Nerossi Vicenza. Vedete come i vicentini cercano in tutte le loro azioni sempre di servire Paolo Rossi. Ma in realtà oggi Morini ha fatto un ottimo incontro e per Paolo Rossi c'è stato ben poco da fare. Da Milano è tutto, ti restituisco la linea a Valenti. Il Napoli era stato presentato come il potenziale giudice dello scudetto, dovendo incontrare prima il Milan, poi il Torino e infine il Perugia. Ebbene, a San Siro il Napoli si è presentato nelle vesti di giudice severissimo, infatti battuto per 1-0 il Milan al termine di una partita condotta dai napoletani veramente molto bene. Le fasi d'avvio hanno visto un Milan abbastanza preciso e determinato, orchestrato da Capello, sicuramente il più lucido tra i suoi. Alcuni lanci di Capello sono stati veramente illuminanti, ma le punte rossonere non sono state all'altezza della situazione. Ecco appunto una buona azione del Milan con i napoletani che si rifugiano in angolo. La tradizione pertanto è stata rispettata, ancora una volta una squadra di Vinicio ha battuto una squadra di Lidl. Olione spiega così la sua tattica. Osserviamo ancora un'azione del Napoli ed è Savoldi che è messo a terra in piena area di rigore. Ci sarebbero dovute essere sotto le dichiarazioni dei protagonisti, non mi pare di averle ascoltate, continuo dunque il mio commento. Sul finire del primo tempo il Napoli si è disimpegnato molto bene, osserviamo Savoldi che porta a spasso un paio di avversari, poi tocca in direzione di Pin, riesce a disimpegnare momentaneamente la difesa del Milan, ma la palla termina
al napoletano Valente che avete visto spedisce di poco a lato ed ecco l'azione del gol, la descrive Pellegrini. Si è girato molto bene, io so che lui crossa molto bene, difatti sono andato deciso, me l'ha messo sul secondo palo, sono entrato bene di testa e ho fatto gol. Ecco appunto il gol vincente di Maio, siamo al 40° del primo tempo. Il Milan attaccherà per tutto il resto della ripresa, ma proprio all'inizio ancora c'è una grossissima occasione per il Napoli. Vedete Savoldi che scarica addosso al portiere del Milan, Albertosi. Poi rossoneri, molti dei quali sono apparsi stanchi, come d'altronde era risaputo, hanno attaccato con determinazione e con lodevole buona volontà. È stato soprattutto Sartori, entrato al posto di Chiodi, a rendere la vita difficile al portiere del Napoli Castellini, sempre molto bravo. A questo punto tutti si chiedono se i giocatori del Milan hanno il morale basso oppure no, dice Lidl. Ma prima di tutto il morale adesso come oggi può essere un po' basso, senz'altro. E ogni sconfitta, specialmente che è un po' di tempo che non perdiamo, è la terza sconfitta in campionato. È ovvio che cerchiamo di tirarci fuori e lavorando serenamente cerchiamo durante la settimana caricarci ancora per andare a Perugia a fare una buona partita. È quello che naturalmente si augurano tutti i tifosi del Milan. Ultima occasione a 4 minuti dal termine, ma Buriani regala il pallone a Castellini. Il Napoli vince 1-0. E veniamo all'incontro più importante di questa giornata, quello che opponeva il Perugia al Milan. Il confronto al vertice del campionato fra Perugia e Milan si è risolto in un pareggio che se da un lato consente ai perugini di portare a quota 25 la loro straordinaria serie di partite utili, costituisce d'altro canto un ulteriore passo avanti per i milanisti verso il possibile decimo scudetto. Una partita non bella, piena di scontri e di punizioni, che ha richiesto un grande lavoro all'arbitro Agnolin. Il buon inizio del Milan, e abbiamo visto conclusioni di Antonelli e di Baresi, si concretizza al 15°, quando nel contrasto che stiamo per vedere tra Bigon e Zecchini, l'arbitro rileva gli estremi del rigore, che Chiodi trasforma per l'1-0 rossonero con un gran tiro di destra. Appena il tempo di mettere la palla al centro e dal fiume e Bagni creano scompiglio nell'area del Milan su questa palla recuperata acrobaticamente da Speggiorini, finché l'ala Bagni va a terra a contatto con Maldera. Il rigore anche qui e Casarsa da fermo come al solito inganna Albertosi, 1-1. Ma il controllo del gioco passa ora al Perugia sotto la spinta di Casarsa e Nappi, mentre sul fronte opposto Ceccarini al rientro controlla bene un opaco Novellino. Una serie di calci d'angolo crea pericoli per Albertosi, che se la cava in qualche modo con l'aiuto dei compagni della difesa, come stiamo vedendo. E sul fronte d'attacco milanista Antonelli in buona vena riesce anche ad andare in gol, che peraltro Agnolin annulla ritenendo falloso l'intervento alto del milanista su Zecchini o per fallo di mano. Nei minuti finali del tempo comunque è ancora Albertosi a correre un rischio e si salva distinto su Speggiorin prima di poter bloccare il pallone sulla successiva ribattuta. Nella ripresa scade nettamente il tono anche agonistico dell'incontro rispetto al primo tempo. Il Milan, e stiamo per vedere dopo uno scambio con Chiodi una fiacca conclusione di Antonelli lanciato dall'attaccante, è soddisfatto del risultato e il Perugia non ha più forse l'energia per attaccare a fondo l'avversario. Albertosi si produce ancora in un bel salvataggio su colpo di testa di Speggiorini e finisce 1-1. Chiedo scusa agli amici di Apriti Sabato che così gentilmente mi hanno ospitato, ma ho ancora bisogno di un paio di minuti perché non sapevo io prima che Torino finisse in ritardo e quindi lo devo fare e poi dovrò leggere anche i risultati finali. Allora in velocità, caro Gard, come allora le cose di Torino un po' le ho accennate perché aspettavamo che finisse la partita, adesso tu che l'hai vista dimmi qualcosa di più e faccio vedere qualche immagine. Sì, la partita è finita poco fa con il risultato di 3-0 a favore del Milan. Questa partita era l'ultima occasione da scudetto per il Torino e l'ultimo scontro diretto per il Milan. Hanno vinto i rossoneri e meritatamente, perché 3-0 non si discutono. La partita ha però avuto momenti altamente drammatici e sembrava anzi che al termine del primo tempo non potesse più proseguire per una tentata invasione di campo. Intanto prego la regia di mandare in onda le immagini. Il Torino voleva vincere, come ho detto, e nel primo tempo ha esercitato un certo predominio costringendo il Milan alla difensiva. Al 25° l'episodio che farà discutere
De Vecchi atterra Iorio in piena area e non concede, e Lattanzi non concede rigore. Poi al 41esimo Bigon, su azione di contropiede, batte il Torino, evita l'uscita di Terraneo. Due minuti dopo vedete Zaccarelli atterra De Vecchi in area e Lattanzi questa volta concede il rigore che Chiodi realizza. E i giocatori del Torino hanno protestato molto per questo rigore e Lattanzi l'ha fatto ripetere perché Maldera era entrato in area, anzi qui vedete che ammonisce Maldera. Chiodi ribatte il rigore e batte e segna, anche questa volta batte Terraneo, 2-0. A questo punto la partita, il primo tempo finisce e alcuni tifosi tentano di invadere il campo, ecco questa è la curva Maratona, riescono ad abbattere la rete di recinzione, entrano trattenuti a stento dai carabinieri. La partita e la ripresa è incominciata con 13 minuti di ritardo, il Torino sembrava che dovesse tentare il tutto per tutto, ma dopo 8 minuti ancora Bigon su contropiede ha segnato. A questo punto la partita praticamente non ha avuto più storia, il Torino demoralizzato ha tentato di segnare il gol della bandiera inutilmente e fortunatamente non stanno avvenendo incidenti, le forze dell'ordine sono riuscite a ridurre alla ragione i tifosi esercitati. E a te Valenti. E cominciamo con la serie di servizi filmati che iniziano ovviamente con l'incontro che forse ha deciso per il campionato a favore del Milan, Milan-Verona. Anche se sono passati 6 anni dal maggio 73, il Verona deve ancora far paura al Milan. La squadra rossonera è apparsa nervosissima nel primo tempo e solo Albertosi è riuscito ad evitare la ripetizione della partita che costò lo scudetto al Milan. Tra i protagonisti inattesi di oggi, l'ex Calloni, su quale Collovati ha denunciato problemi di marcatura. Calloni si è creata la prima palla gol al 22esimo, ancora Albertosi ha salvato rete e risultato. Un minuto più tardi il Verona è in vantaggio, attacco sulla sinistra e palla a Spinozzi che centra per Calloni. Il tiro al volo è molto bello oltre che imprendibile, 1-0, e tutti a chiedersi in tribuna del perché Calloni non segnasse di questi gol nel Milan. La reazione del Milan è debole e un po' confusa, c'è l'episodio di un tiro di Bigon che manda la palla in rete dopo che l'arbitro Ciulli ha pescato Novellino in fuorigioco. Fine del primo tempo con il pareggio mancato da Antonelli, su azione Rivera-Buriani e centro sul quale 3 difensori pasticciano. Antonelli esce bene in dribbling ma la palla va da un palo all'altro senza passare la linea. È positivo il fatto che finalmente il Milan sia entrato nel clima giusto della partita. Appena la ripresa inizia i rossoneri riescono a tenere il pareggio. Palla da Marini a Bigon e passaggio smarcante per Rivera. Il capitano rossonero al suo rientro dopo 4 mesi infila la palla nell'angolino basso, 1-1. Per il Milan è il momento della riscossa da uno scambio di Buriani con Antonelli, passaggio per Maldera. Il terzino avanza e scaraventa sul palo un tiro violentissimo, ma il Verona non è per nulla rassegnato. Vignola a Calloni, che trova il lancio smarcante per Giglio, deviazione al volo e palla all'incrocio dei pali con Albertosi che forse arriva a sfiorare il tiro. Il Milan comunque insegue caparbiamente la vittoria, ancora Buriani trascina in avanti l'azione, manovra con Baresi e De Vecchi. Maldera è pronto al tiro ma Superchi devia oltre il fondo. Il gol della liberazione al 38esimo, Buriani, Antonelli, Maldera e ancora Buriani partecipano alla manovra. Il cross finale di Buriani è per la testa di Novellino che batte il portiere con tiro sotto la traversa. Finisce tra abbracci e lacrime una partita rivelatasi per il Milan molto più difficile del previsto. Fine partita a Catanzaro. Al centro del campo il Milan al completo risponde agli applausi del pubblico e si avvia vittorioso negli spogliatoi con la tanto agognata stella del 10° scudetto sul petto. Nelle prossime 2 partite basta infatti a rossoneri racimolare un punto per la sicurezza matematica del titolo. La squadra di Lidom è riuscita a passare sul campo dove domenica scorsa il Perugia aveva solo pareggiato.
Netto è stato il successo del Milan e limpido anche per l'impegno dimostrato in campo dal Catanzaro, che soprattutto nel primo tempo ha duramente impegnato i rossoneri oggi in maglia bianca. Gli uomini di Mazzone hanno affrontato gli avversari giocando a ritmo molto elevato, ha risposto il Milan con le stesse armi, ma le manovre si svolgevano tra le due tre quarti, senza trovare sbocchi verso le porte. Al 16° riesce a Maldera di concludere una pregevole manovra del Milan, ma il colpo di testa del terzino da favorevole posizione finisce a lato. 3 minuti dopo tocca ad Albertosi opporsi in tuffo ad una conclusione d'improta. La palla si mantiene in gioco. Rossi ad improta. A Nicolini che rimette al centro, sul successivo cross protestano i calabresi per un presunto mani di Rivera, ma l'arbitro Longhi non ritiene di intervenire. Al 27° esce Bigon, infortunatosi al ginocchio, e Lidl fa entrare Bett. Diminuisce nel secondo tempo la foga dei Catanzaro e il gioco assume un ritmo più gradito a Rivera, è il capitano rossonero infatti il protagonista di questo scorcio di gara. Al terzo offre a Maldera, puntuale nei suoi inserimenti, la palla del vantaggio milanista. Passano 4 minuti e l'altro terzino del Catanzaro gela di entusiasmi rossoneri. Ranieri infatti, al termine di un caparbio spunto personale, giunge solo davanti ad Albertosi e lo batte con un rasoterra fil di palo. Il Milan si riversa nella metà campo calabrese, impostando in continuazione schemi per passare. Sempre Rivera, al 12° suggerisce il tiro a Novellino. E il bolide dell'ala milanista si insacca alla destra di Mattolini. Il vantaggio non ferma il Milan e 2 minuti più tardi Mattolini deve uscire sui piedi del lanciato Antonelli. Mazzone sostituisce Braglia con Michesi, ma le punte del Catanzaro isolate non impensieriscono la difesa del Milan. Solo Palanca, con una delle sue solite punizioni ad effetto, al 23° mette paura ad Albertosi. A 1 minuto dal termine giunge la terza rete del Milan. Scambio Rivera-De Vecchi, da queste ad Antonelli, che fa secco Mattolini. Un gol che suggella una partita e un campionato. Adesso vorrei mandare subito in onda a Milano, se è possibile, perché la partita è terminata sullo 0-0 e il Milan è campione d'Italia. Ecco, vedete le immagini a centrocampo del pubblico, di una parte del pubblico milanista che festeggia la sua squadra. Allora vorrei chiamare in linea subito, se è possibile, Vasino, Gianni. Sì, Vasino. Sì, sì, io ecco, ti sento, allora, non so se ti arrivano le mie immagini. Guarda, vedo... su queste... Ecco, ecco. Dunque, il Milan ha pareggiato ed è campione d'Italia, questo è l'importante, ma certamente questo incontro non ha soddisfatto i molti tifosi, 75.000 persone presenti oggi qui a San Siro. Il Milan durante il primo tempo ha fatto vedere qualche azione verso lo scadere e così anche nella ripresa. Nell'ultimo quarto d'ora ha imbastito qualche azione, ma per il resto ha accettato di buon grado quello che era la melina imposta dal Bologna. Al Bologna occorreva senza dubbio un punto e questo punto lo ha ottenuto. A un certo punto si è alzato un coro di fischi da parte del pubblico che evidentemente era stanco di subire questa situazione. Si tratta senza dubbio di una situazione che non può essere accettata passivamente, ma ora l'entusiasmo dei 75.000 presenti qui a San Siro sembra aver fatto improvvisamente dimenticare a tutti che la partita non è stata gran cosa. Era stato promesso dai tifosi che non ci sarebbe stata l'invasione e infatti sul campo sono entrate in poche decine. I giocatori hanno già guadagnato quasi tutti gli spogliatoi. Nel complesso è stato un Bologna molto guardingo, deciso a vendere cara la sua pelle e il Milan non ha mai fatto gli affondi caratteristici con Maldera in avanti ben servito da Rivera e altrettanto dicasi di Novellino che ha finito l'incontro praticamente nella sua metà campo. Valenti, da Milano è tutto, vedi l'entusiasmo che c'è sul campo,
qui in tribuna non riusciamo più a mantenere neppure il microfono. Ti restituisco la linea. Bene, allora vedete, avete visto immagini del trionfo del Milan che hanno conquistato la stella del decimo scudetto. Milan meritatamente sotto tutti i punti di vista, tutti lo riconoscono, anche gli avversari, meritatamente campione d'Italia col pareggio di oggi anche sul piano matematico. Giorno di festa, di esultanza, quello odierno per gli sportivi di Milano e di Bologna. Il Milan ha conquistato il suo decimo scudetto, anche se il campionato si concluderà solo domenica prossima. La Sinulin ha conquistato lo scudetto del basket. Veniamo all'avvenimento che ha laureato campioni d'Italia, i milanisti. Ecco, prego la regia di voler mettere in onda le immagini. La famosa stella finalmente potrà essere appuntata. La stella che sta a significare che si sono almeno conquistati 10 scudetti potrà essere appuntata sulle maglie del Milan. L'incontro col Bologna ha avuto un prologo singolare, molta folla, anche troppa, soprattutto nei posti dove non dovevano essere sedute persone. Ve lo chiediamo ancora per favore, fra 10 minuti l'arbitro sospenderà la partita ed avremo partita persa. Purtroppo ci sono delle grosse responsabilità. Per la questura, se non vi togliete dall'anello inferiore, il questore non potrà dare il permesso di iniziare la partita. Che il Milan perda lo scudetto, perché vengo da Reggio Calabria, da Reggio Calabria per me. E io voglio che se ne vanno, perché ho fatto 1500 chilometri. Accurato, bellissimo questo appello del tifoso di Reggio Calabria. Ma ecco il momento della conclusione dell'incontro Milan-Bologna 0-0. Il Milan è campione d'Italia. È la decima volta, vi ripeto, e vi ricordo che il Milan conquistò lo scudetto nel 1901, nel 1906, nel 1907, poi dovette attendere ben 44 anni prima di vincerlo per la quarta volta. Da allora lo vinse nel 51, poi nel 55, 57, 59, 62, 68 e infine quest'anno. L'anno prossimo, accanto allo scudetto tricolore, il Milan si appunterà sulla maglia la stella che finora potevano mostrare solo i giocatori della Juventus e dell'Inter. Vi ricordo anche che la società rossonera venne fondata nel 1899, si chiamava Milan Cricket and Football Club. Vi ricordo anche che i rossoneri hanno conquistato la Coppa dei Campioni nel 63 e nel 69, quando conquistarono anche la Coppa Intercontinentale. Rivera quest'oggi ha festeggiato lo scudetto e ha festeggiato anche la sua 500ª partita in maglia rossonera. E veniamo a un servizio che Ennio Vitanza ha effettuato negli spogliatoi subito dopo la conclusione dell'incontro Milan-Bologna, un'intervista a Gianni Rivera. Vediamo queste immagini dei festeggiamenti che si sono svolti prima dell'intervista negli spogliatoi tra i giocatori e Morini, colui che sta innaffiando di spumante tutti i compagni di squadra, i nuovi campioni d'Italia. Gianni, ottieni in una sola volta le 500 partite, lo scudetto e una stella. È un'annata particolarmente fortunata, non sei più giovanissimo, che cosa significa per te? Hai detto troppe robe insieme, non riesco. Direi che spero che mi si possa perdonare la presunzione, ma spero che sia una giusta conclusione o una giusta quasi conclusione di una lunga carriera. Mi sembra che l'essere stato tanti anni nel mondo del calcio ed essere approdato ad un risultato così importante
come la conquista della stella per quanto riguarda un discorso collettivo e per quanto riguarda le circa 500 partite disputate in Serie A e le 500 nel Milan, direi che è un risultato che forse pochi altri calciatori potranno raggiungere, e penso che su questo piano per una volta tanto mi sento felice di aver conquistato un risultato di questo genere. Gianni, il Milan, quali sono stati i suoi punti di forza di quest'anno? Ma io credo che non si possa parlare di punti di forza escludendone altri. Direi che è stato tutto l'insieme, dalla società all'allenatore, che ha lavorato con incredibile serietà e passione. Il presidente, direi che è l'uomo che ha permesso all'allenatore, al direttore sportivo e alla squadra di lavorare in piena tranquillità e serenità. E poi tutti i ragazzi, soprattutto quelli che hanno giocato poche partite, a prescindere da me, io ne ho giocate poche, ma per... Ti chiedevo questo per perché questioni... tu hai fatto l'osservatore per 4 mesi. Sì, io ne ho giocate poche, ma per questioni fisiche. Altri invece hanno dovuto giocarne poche perché l'allenatore ne preferiva altri. Però quando sono entrati in campo... Complimenti, grazie. L'allenatore ne metteva altri perché in quel momento riteneva opportuno che giocassero altri, però quelli che sono entrati in campo per pochi momenti, per poche partite, hanno sempre dimostrato di essere professionisti seri e hanno sempre dato il meglio di se stessi, tanto da non far dimenticare quelli che sono stati assenti. Senti Gianni, due parole sui giovani, globalmente, ma almeno cominciando da Baresi, un 18enne che arrivava per la prima volta. Ma diciamo che io penso che i protagonisti in assoluto debbano considerarsi tra i giocatori Bigon tra gli anziani, Maldera tra quelli di mezzo e Baresi tra i più giovani. Si tratta di fare un pensierino anche alla Coppa dei Campioni. Beh, a questo punto possiamo pensare che l'anno prossimo faremo la Coppa dei Campioni. Voglio sapere se ci sarai e che cosa conti di fare. Ma decideremo a fine stagione, abbiamo ancora un mese di attività, vediamo come rispondono le gambe, come sto fisicamente, poi d'accordo col presidente e con l'allenatore decideremo cosa sarà opportuno, soprattutto per il bene del Milan. Io penso che con oggi sul piano personale di bene ne ho avuto già molto. Ecco Rivera, ti manca forse questa atmosfera di festa Nereo Rocco? Ecco, purtroppo Nereo Rocco è quello che avrebbe dovuto essere qua prima di tutti a prendere gli applausi di questo pubblico meraviglioso che anche oggi si è dimostrato all'altezza della situazione ed ha veramente conquistato con noi lo scudetto. Purtroppo Rocco non c'è, però per fortuna, nella disgrazia è stato fortunato noi siamo stati fortunati che lui è stato presente perlomeno all'inizio della stagione e quindi in pratica non ha vissuto il momento esaltante della vittoria dello scudetto e della stella, però lo ha vissuto prima, nei momenti più difficili. A questo punto, come ha sempre spesso fatto, quando non era più necessaria la sua presenza, si è ritirato in buon ordine. Questa volta ci ha lasciato definitivamente e a noi spiace di non poter abbracciarlo per primo, perché è quello che forse la meritava più di tutti e la voleva soprattutto più di tutti. Però purtroppo ha dovuto lasciarci, ma nonostante questo penso che possiamo gioire, perché lui da lassù ritengo che ci guarderà col sorriso sulle labbra, col suo dialetto veneto, e non vorrà che cadiamo in eccessiva commozione, quindi vuole vederci sorridere e noi sorridiamo. Come un innamorato troppo impaziente, il pubblico milanista ha rischiato di rovinare la festa del decimo scudetto. Il prologo di questo Milan Day è stato più emozionante dei 90 minuti di gioco. I tifosi, infatti, avevano invaso la zona della tribuna, impraticabile per ragioni di sicurezza, e l'arbitro, giustamente, è stato costretto a rinviare l'inizio. È accaduto così che Gianni Rivera sia entrato in campo non per ricevere riconoscimenti speciali, ma per un vero e proprio comizio.
Rivera avrà così un motivo in più per ricordare la sua 500esima partita in Serie A. Ancora una volta i suoi fans l'hanno ubbidito e nel giro di una ventina di minuti la situazione si è normalizzata. Scongiurato il pericolo di perdere per 2-0 a tavolino, il Milan ha affrontato il Bologna con uno spirito tutto rivolto alla clemenza. Ed i bolognesi, cui un pareggio faceva molto comodo, hanno fatto di tutto per stare al gioco. Si è assistito così ad un balletto prolungato in attesa del fischio di chiusura che ha dato il via ai festeggiamenti. Ed eccoli qui, milanisti, pubblico e giocatori, abbracciati in un sogno durato la bellezza di 11 anni. Ed ecco la classifica della Serie A. Milan punti 44, campione d'Italia. Perugia 41, il Perugia ha concluso il campionato imbattuto. È un record assoluto da che almeno esiste il campionato a girone unico dal 29-30. Juventus al terzo posto con 37 punti, Inter e Torino 36, Napoli e Fiorentina 32, Lazio 29, Catanzaro 28, Ascoli, Avellino, Roma 26. Bologna, Vicenza, Atalanta 24, il Bologna resta in Serie A per la miglior differenza reti. Verona, 15 punti. Lazio-Milan si giocava all'Olimpico, ma sembrava onestamente di essere a San Siro. Dal vicino Foro Italico, dove si concludeva il torneo internazionale femminile di tennis, si sentiva scandire a gran voce, probabilmente da quasi tutti i tifosi presenti, Milan-Milan. È finita in parità, 1-1, vediamo il servizio. Lazio-Milan non doveva dire più niente alla classifica. Gli ospiti erano ormai scudettati con la stella, i padroni di casa chiudevano una stagione cominciata bene e finita male. Ci si attendeva una partita aperta, senza machiavellismi tattici da regalare ai 70.000 che avevano pagato. E fino al quindicesimo del secondo tempo le attese non venivano deluse. I rossoneri erano subito passati in vantaggio al nono con un'azione da manuale sull'asse Chiodi-Bigon. La mezzala, liberata dal triangolo con il centravanti, davanti a Cacciatori, lo superava e depositava facilmente nella porta vuota. La Lazio reagiva, ma doveva attendere il 31esimo per pareggiare. Era un regalo di Morini, che nella propria area lasciava letteralmente il pallone alla corrente Giordano, che segnava il suo 19esimo gol e con esso il titolo di capocannoniere del campionato. Praticamente la partita finiva qui, anche se le azioni per raddoppiare si presentavano numerosissime ad entrambe le squadre, ma all'ultimo istante mancava la convinzione dei giocatori chiamati a concludere e poi i due portieri, Albertosi e Cacciatori, compivano prodezze a ripetizione, vivacizzando l'interesse di una partita che andava però spegnendosi. Dunque a metà ripresa cominciavano gli sbadigli, mentre sul campo si assisteva ad una voluta melina. Il risultato stava bene ad entrambe le contendenti e che i presenti si annoiassero poco importava ai 22, impegnati esclusivamente a non sprecare energie nel lafoso pomeriggio primaverile dell'Olimpico. Tra i meno svogliati comunque il capitan Rivera, dilizioso fino a che è rimasto in campo, Maldera, che voleva confermarsi difensore attaccante, Baresi, elegante nel disimpegno e nell'impostazione, Novellino, sempre caparbio, e Albertosi, deciso a dimostrare ancora la sua bravura nonostante gli anni. Da parte laziale, Perrone, il giovanissimo libero che sostituiva l'infortunato Wilson, è stato il migliore dei suoi compagni, poi Cacciatori e Viola. Alla fine, solita invasione dei fans che, nonostante certi spettacoli, continuano ad esaltarsi per i propri idoli, anche se questi fanno del tutto per scendere dagli altissimi piedistalli sui quali vengono posti.